quant'altro. Abbiamo eliminato alcuni, io potrei definire gli sprechi, insomma, cioè chi ci ha preceduto, il responsabile dell'ufficio tecnico era un architetto nominato esterno che percepiva 50.000 euro all'anno, alla sua presenza era garantito 8 ore alla settimana, e noi, là che era comunque in scadenza di contratto, però sicuramente non l'avremmo rinnovato perché consapevoli del, diciamo così, della situazione che avremmo così incontrato, un altro risparmio l'abbiamo fatto sul segretario comunale. Il segretario comunale che c'era quando sono arrivato io era un segretario che percepiva l'indennità di responsabilità del direttore generale, cosa che oltretutto poi è stata eliminata per legge. Però lui era titolare a Carpenedo, un paese di 12-13 mila abitanti, e questo era titolare lì, quindi veniva qualche ora a Balboino. Carpenedo, dove era titolare, l'indennità di direttore generale non me la dava, tanto per intenderci, anche lì 14-15 mila euro. Però ecco, in buona sostanza, riassumendo, abbiamo realizzato nei 5 anni sempre avanti, è giusto, perché ognuno poi deve essere corretto e deve citare la farina del suo sacco, i meriti, diciamo così, come si può dire, l'abilità nell'amministrare, può derivare anche da soluzioni che vengono acconsentite da quello che è come si può dire, l'amministrazione dello Stato, del tipo. Arduino, come tanti comuni, ha parecchi mutui in fase di, diciamo così, di ammortamento. C'era la possibilità, è stato fatto da noi, è stato fatto dall'amministrazione precedente, è stato fatto ancora anche da quella precedente, di rinegoziare le rate del mutuo. Cioè, cosa vuol dire? Non so, pagavi 10 alla fine dell'anno le rate del mutuo, ti hanno consentito di pagare 5 allungando la durata del mutuo, naturalmente. Alla fine erano pagati più interessi, però è stato un polmone che ci ha permesso, si parla di circa 82.000 euro all'anno che noi abbiamo potuto utilizzare per amministrare, insomma. Ma detto questo, abbiamo realizzato sempre importanti avanzi di amministrazione sulla spesa corrente, cioè evitando sprechi e amministrando in modo oculato quelli che sono i costi di gestione della macchina amministrativa, insomma. Perché, come ho detto prima, entrate in conto capitale, vale a dire derivanti da licenze edilizie e quant'altro, le abbiamo quantificate in 350.000 euro, togliamo 50-60 di sanzioni o sanatorie di abusi, rimanga 300, quindi siamo intorno ai circa neanche 60.000 euro all'anno in conto capitale. E quindi chiaramente, abbiamo dovuto comunque sempre, come si suol dire, a navigare a vista, cioè far fronte magari a delle emergenze che capitavano, quindi spese impreviste che comunque potevano essere sempre lì dietro l'angolo, e abbiamo fatto cose che sicuramente avremmo, cioè a noi si pensava di fare molto di più, perché non ho alcun problema ad ammettere che lasciamo nel paese le strade che sono disastrate. Passiamo davanti al cimitero, nel quale abbiamo speso soldi perché abbiamo recuperato la cappella centrale. È giusto sottolineare che il cimitero di Balboino è mantignano, dall'architetto Vantini, che è lo stesso che ha costruito il cimitero di Brescia. E c'era la cappella centrale che c'era delle infiltrazioni di acqua, continuo degrado, insomma, più si andava avanti e più la cosa si aggravava. Quindi quella siamo riusciti, sempre senza fare mutui, ma con gli avanzi di amministrazione, a ristrutturarle, lì da vedere, però rimane comunque sempre il cimitero, che se ci passi davanti, io quando ci passo vergogna, sempre. Adesso che sono sindaco, ma anche quando non lo sarò, però purtroppo soldi per sistemarlo, purtroppo, cioè le scelte sono sempre state legate ai lavori, quelli più urgenti, quelli più che comunque rischiamo di degradare maggiormente nell'arco del tempo. Però rimane sempre il rimpianto di non aver potuto fare molto di più per la gente di Valgoino, perché io sono nato qui, ho vissuto qui, amo il mio paese, non me ne sono mai andato anche quando lavoravo fuori, per cui è così,
pensavo di poter fare molto di più. Abbiamo dovuto fare, le necessità virtù, fare quello che le risorse ci hanno consentito, insomma, ecco. Come ha vissuto il suo rapporto con i cittadini di Pragolino da quando si è insediato in comune 5 anni fa fino ad oggi? È cambiato qualcosa? E se sì, in meglio o in peggio? Allora, io ero, ma non per meriti particolari, ero abbastanza conosciuto anche prima. È una cosa che dico spesso e volentieri è che ancora adesso faccio fatica a rendermi conto che sono il sindaco. Cioè, mi sembra una cosa più grande di me, una cosa che. Quindi il mio comportamento nei confronti della gente che mi conosceva o chi poi ha imparato a conoscermi, credo in pochi, ma tutti mi conoscevano, è sempre stato di estrema correttezza e cordialità. Cioè, mi accorgo, avevo già percepito questo segnale. Mi accorgo adesso, dopo che abbiamo diffuso quel pellegrino dove io, quello che chiamo l'editoriale, la prima pagina, spiego, ringrazio la gente, eccetera, eccetera. E la frase finale è quella in cui dico che in un notiziario precedente mi ero autodefinito un umile servitore della comunità. E dico, spero di non avervi deluso in questo, perché dico alla gente di Bragoino, spero ardentemente di non aver deluso la gente. Non ho mai avuto situazioni conflittuali né, come si può dire, di dover alzare i toni, tranne i casi, potrei contarli neanche sulle dita di una mano, di gente che entra, si comporta in modo arrogante, maleducato, per cui a un certo punto ci sono buoni, sì, però nella maggior parte dei casi non c'era bisogno di prendere appuntamento con il sottoscritto, la porta lì era sempre aperta, io tutti i giorni, il sabato, tutte le mattine ero in comune e ovviamente i cittadini che si rivolgono al sindaco per dei problemi o per delle esigenze non sempre possono essere accontentati perché cioè chiedono magari cose che non possono fare, però molto educatamente, molto garbatamente si sono sempre lasciati, diciamo così, in buona armonia. Per cui cioè, io spero che il fatto di aver fatto il sindaco non abbia penalizzato il mio rapporto con la gente di Pragolino rispetto a quando non lo ero, però, come si dice con un proverbio dialettale, accontentà alcun lui che uno il suo. Per cui sicuramente qualcuno non sarà stato accontentato o soddisfatto per quelle che erano le sue esigenze o le sue richieste, insomma, ecco. Però ecco, in buona sostanza credo di avere avuto un buonissimo rapporto con le persone, tant'è vero che io tempo permettendo, come avete visto, arrivo in bicicletta in comune e molte volte ci impiego parecchio tempo ad arrivare in comune perché domani qua, sì, mi fermo anche per delle cose, diciamo così, non dico delle stupidaggini perché ognuno il suo problema lo vive a modo suo, no? Però magari mi segnalano una cosa, chiedono un'altra, io mi fermo, rispondo, se posso dire di sì, dico di sì, se invece non mi posso accontentare, chiaramente no. Per cui. Anche grazie alla nostra pagina Facebook, nei mesi scorsi è venuta alla luce una situazione di degrado della vecchia discarica. Montagne di rifiuti di ogni tipo erano state ammassate con un forte rischio per l'ambiente. Cosa ne pensa di quanto è avvenuto? L'amministrazione ha provveduto a sanare lo spazio e a sanzionare gli autori? Bene, bella domanda, anche perché mi permette di sviscerare questo problema. Allora, per questa cosa, e grazie all'intervento della minoranza Vivere Insieme Balboino, a me e al Tecnico Comunale è stato notificato un procedimento penale. Allora, questa discarica, cioè per la serie, è oltre al danno anche la beffa, no? Questa discarica, o così, chiamiamola così, era stata sanzionata dai NOE durante l'amministrazione Piovani perché era una discarica che non era regolare. I NOE sono i nuclei passivi ecologici dei carabinieri, che venivano periodicamente a controllare il nostro depuratore perché spesso non funzionava bene, e in una di queste circostanze hanno rilevato che lì c'era una discarica. Quindi facciamo un passo indietro. Durante l'amministrazione Bassini, nel quale ho fatto parte per 9 anni, dal 1995 al 2004, come consigliere e come vice sindaco negli ultimi 10 mesi, perché si era dimesso il vice sindaco, eravamo già impegnati, l'avevo seguito io personalmente,
trovare una soluzione per realizzare un'isola ecologica nuova. Tant'è vero che con l'architetto Ferrotti avevamo visitato alcune isole ecologiche del secondario, però avevo un'idea di quello che si potesse fare. Sempre durante l'amministrazione Bassini e in seguito a una lottizzazione dove attualmente ci sono le due fabbriche di alluminio, la Aral, adesso si chiama, come si chiama adesso? Insomma, comunque prima era le Villette, adesso ha un altro nome questa azienda. Praticamente il comune era rimasto gratis un appezzamento sul quale adesso c'è l'isola ecologica nuova. Quando sono diventato sindaco, e nel nostro programma elettorale uno dei punti qualificanti era appunto il passaggio della raccolta porta a porta, chiaramente questo passaggio necessitava appunto di avere un'isola ecologica autorizzata. L'autorizzazione per le isole ecologiche non la dà né il sindaco né il parroco, né dalla provincia. Quindi ci siamo dati da fare per realizzare l'isola ecologica nuova, che è lì da vedere, a retta della ditta che gestisce, alla quale è stata poi data in consegna l'isola ecologica, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è l'isola ecologica più bella, più funzionale, più grande che c'è nei dintorni. Cioè, meglio di Gambara, tanto per dire, meglio di Ottolengo, che fanno 4-5 mila abitanti. Cos'è successo? Nel passaggio tra quella vecchia e quella nuova, da quella vecchia, non è stato rimosso tutto il materiale che era rimasto lì, un materiale che c'è sempre stato. Cioè, noi ci siamo andati a fare per sanare questa situazione, la stiamo sanando attualmente. Non abbiamo potuto farlo subito perché servono soldi, e nel 2012 noi abbiamo speso per l'isola ecologica 30 e rotti mila euro per la caserma, altri 28 mila euro per l'istituto, della sede dell'istituto comprensivo, non parliamo poi di altro intervento che poi spiegherò casomai, intorno ai 50 mila euro. Non avevamo più fondi per fare questo lavoro e quindi l'abbiamo rimandato colpevolmente, ma l'abbiamo rimandato. Ma il materiale che era lì è il materiale che c'è sempre stato. Non ci sono rifiuti pericolosi, non c'è possibilità di inquinamento, o se c'è è perché è rimasta lì da 20 anni ormai, quasi. Noi che ci siamo impegnati a finire, perché l'amministrazione precedente ha fatto solo i muri di cinta dell'isola ecologica, tutto il resto l'abbiamo completato noi, dovevamo solo decidere la rimozione di questo materiale, che non è che uno va lì, chiama il trasportatore, carga su e via. No, ci vuole un piano operativo. C'è una ditta che sta facendo un prelievo di campioni dei materiali che ci sono, che, no, ripeto, non sono materiali pericolosi né inquinanti, ecco. Farà le analisi di questi materiali, poi farà la rimozione con i formulari smaltendo questi rifiuti che, ripeto, non sono pericolosi, si tratta di plastica, si tratta di qualche pezzo di ferramenta, polistirolo, e praticamente i buchi di risulta di quel materiale che raccoglie la spazzatrice sul territorio comunale. Un po' di inerte, vuol dire mattoni, lavandini e cose del genere, tutti comunque rifiuti che non sono pericolosi, saranno rifiuti speciali perché vanno gestiti in un certo modo, non possono essere tutti ammucchiati, però vanno smaltiti con i loro formulari e destinati ai centri di smaltimento come si deve. Questo lo stiamo facendo, io spero di poterlo ultimare il lavoro prima di andare a casa, perché non vorrei che... Voi avete visto su Facebook quello che c'era, che il sindaco ecologista si attorna di personaggi che vanno lì e scaricano. Allora, quei personaggi che hanno portato lì sono i volontari dell'Auser, che avendo difficoltà a conferire lo sfalcio dell'erba e le ramaglie, andavano lì e le potevano ribaltare.